Questa volta è uno sgocciolamento voluto, quello qui all'acquedotto Vasariano in via Tarlati, quella che era la richiesta della Fraternità dei Laici in attesa dell'inizio dei lavori di ristrutturazione. L'ufficio manutenzione del Comune di Arezzo è andato incontro a questa richiesta, la Fraternità, ricordiamo, è proprietaria dell'acquedotto e proprio in attesa del restauro ha ritenuto necessaria verificare dal punto di vista strutturale quali sono i punti delle arcate da cui filtra l'acqua e quindi era ovvio che poteva accadere quello che stiamo vedendo. Con la riapertura dunque dell'acquedotto e con quindi capire bene quali saranno i punti dove intervenire maggiormente, è tornata l'acqua anche nella fontana di Piazza Grande, proprio accanto all'abside della Pieve di Santa Maria. Ho lavorato e sto lavorando perché l'acqua torni in Piazza Grande, ha detto il primo rettore della Fraternità Pierluigi Rossi. Il progetto di ristrutturazione voluto da tutto il magistrato è pronto, i soldi sono stati anche trovati, si parla di 350.000 euro, è stato individuato anche il periodo di inizio dei lavori entro fine giugno. Proprio Pierluigi Rossi ha detto che l'acquedotto e la fonte furono costruiti dai rettori che mi hanno preceduto all'inizio del 1600 come opera di misericordia, era necessario dare bere agli assetati mentre i palazzi nobiliari avevano il proprio pozzo, infatti il resto degli aretini non aveva acqua a disposizione. La volontà mia e di tutto il magistrato è quella di tornare alle origini rendendo di nuovo attuale lo scopo di misericordia per il quale è nata la Fraternità e, dice Rossi, ben tornata acqua in Piazza Grande.